Hola! Oggi, dopo una settimana allo stato brado, mi sono ripiastrata i capelli e ho detto, dai, se riesco faccio il video dei prodotti terminati, casa e mangerecci. Perché sono una moltitudine, soprattutto quelli mangerecci. Infatti, iniziamo subito. Non so da dove iniziare. Allora, iniziamo con i ditalini rigati tremolini presi all'Eurospin, che sono buonissimi. Noi mangiamo anche come pasta classica, non solo per farli in brodo o per il minestrone. Sono davvero buonissimi. Poi, una confezione di infarinati morbidi, buoni, 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 buoni. Davvero buonissimi. Poi, Cotex in maxi rotolone della Soft Dream presi all'Eurospin, che mettono spesso anche in promo. È un rotolone gigantesco che dura tantissimo e mi ci trovo davvero davvero benissimo. Lo compro spesso, ne ho sempre magari uno di scorta, ma lo ricompro tutte le volte perché mi piace un casino. Poi una confezione di acqua San Benedetto frizzante, questa è da 6 per mezzo litro, che non bevo spesso perché è un po' gonfia, però devo dire che bevuta ogni tanto aiuta anche con la naturale regolarità e poi è molto buona ed è ottima se la tenete in frigo, è ottima per fare le pastelle, per poi fare le fritture, davvero davvero perfetta. Poi questo è qualcosa di paradisiaco, ma veramente, ed è il Gutti House Snack. Questo è al gusto paprika, ma c'è anche classico, c'è un po' di diversi gusti, è assolutamente buonissimo, davvero davvero buonissimo. Se non l'avete provato, mi raccomando, provatelo. Se l'avete provato, sapete di cosa sto parlando. Poi mozzarella arborea, queste 3% buonissime, che noi utilizziamo per fare anche la pizza. Infatti, a tal proposito, ho preso per provarlo questa pizzarella all'Eurospin. Non è stata la stessa cosa il sapore della pizza, devo essere sincera. Preferiamo le mozzarelle classiche, infatti credo che questo non lo riacquisteremo più. Poi un'altra confezione di spinaci Bonduelle, questa da 400 grammi, perché sono molto buoni e poi li uso spesso per fare le torte salate, buonissima. Con una confezione così grande da 400 grammi si fanno due torte salate, davvero buonissime. Poi gli Eurosaiva, che ci piacciono tanto, sono anche biscotti abbastanza leggeri. E prendiamo sempre in maxi confezioni quando sono in promo. Questi sono invece i novellini col miele della Bespar, anche questi buoni. Buoni, facciamo colazione col tè o con latte. Li uso praticamente quasi tutti i giorni. Poi i crostini dei tremolini presi all'Eurospin, buonissimi, 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 buonissimi. Quando faccio le passate, le zuppette, le creme di verdure, ottimi, 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 davvero buoni. Intanto devo fare un po' d'ordine. Poi lo zucchero di canna mi piace tantissimo, però questo non ricordo dove l'abbiamo preso, vi devo dire la verità. Un bel colore dorato scuro, molto molto buono, da mezzo chilo. Poi una passata Santa Rosa, buoni, io la adoro la passata Santa Rosa, è davvero davvero buonissima, sia per fare il sugo, sia per fare la pasta al forno, sia per fare la pizza. Ottima, 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 mi piace tantissimo. Poi il riso superfino arborio Delizia del Sole, questo dovrebbe essere quello dell'Eurospin se non ricordo male, sì, mi piace molto, io mi trovo bene, infatti lo sto ricomprando perché mi piace molto. E anche quello basmati mi piace, sì, mi ci trovo bene, non costa neanche tantissimo. Poi le mini pizze margherita, queste pizza mania, ma non mi ricordo dove, forse anche queste o all'Eurospin o al LD, non ricordo. Comunque niente di che, non sono niente di che, perché anche per Sofì io cerco di farle, quando le facciamo a casa ne faccio magari un paio in più e le congelo. Queste magari si tengono per scorta quando ci sono, però queste non sono molto 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 condite, rimangono un pochettino anemiche. Poi baguette integrale, questa è una buonissima, assolutamente buonissima, passata a Sofì con l'orso parlante. Poi delizia delle delizie, la romantica Cardorio, la adoro. Con
30.000 R, mi piace da impazzire, è buonissimissima. Anche se devo dire una cosa, quanto minchia l'hanno rimpicciolita? Cioè, è così ragazze, non ce n'è. L'hanno rimpicciolita un casino e costa sempre un botto. E questa è una cosa che non va molto molto bene, però vabbè, è comunque sempre sempre buonissima. Tisane, queste ai frutti tropicali, sì, prese all'Eurospin, sono ottime, 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 ottime. Se non le avete provate, ve le consiglio, sono davvero gustose e costano poco, molto 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 buone. Poi biscottini per fare merendina, questi della Dolciando, sono i biscotti e cereali, questa è la confezioncina, sono tipo questi, allora, molto buoni, molto molto buoni. Sono praticamente, ci sono due biscotti in ogni confezione, ottimi da portare in borsetta, poi gustosi, anche se non bisogna eccedere perché comunque lo yogurt dopo un pochettino è un po' pesante, ma molto buono. E anche questi che sono Vita Snella e Zio, credo che siano gli originali, buonissimi, 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 mi piacciono davvero davvero tanto. Poi un prodotto a casa, perché mi sa che questa volta ce ne sono pochi, poi un paio li abbiamo presi. Svelto detersivo piatti. Allora, questa è stata una scoperta che l'ho preso per sì, li avevo provati altri detersivi svelto buoni, però l'ho provato perché è bello grande e si fa poca plastica e poi puoi ricaricare perché ha la comodità del tappino e anche la maniglietta. Devo dire che mi sono trovata benissimo, infatti ne ho comprato un'altra confezione e poi dura tanto, ha un profumo fantastico, sgrassa benissimo, pulisce, lascia profumato, buono 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 buono. Poi cocktail San Pellegrino, buonissimo, io lo adoro il cocktail San Pellegrino, analcolico, gustoso, proprio proprio buono, con una fettina di arancio, buonissimo. E il Gutiao snack aperitivo favoloso. Poi birretta, la birra Musa, questa è in confezione in bottiglia da 33, buonissima, ci piace molto la birra Musa, molto molto buona. Poi con la pizza oppure con una grigliata, ogni tanto ci sta, non siamo grandi bevitori ma ogni tanto magari con gli amici sì. E poi se non ho la Coca-Cola, con la pizza assolutamente. Poi Fanta, sì, buonina, se non c'è altro la bevo, però non è tra le mie bevande gassate preferite, devo dire la verità, preferisco, sono più Coca-Coliana io, mi piace di più. Speriamo mi vada bene al primo colpo il video, perché altrimenti sono... Ah, non lo dico! Allora, questi sono dei tovaglioli Auchan, due veli che ci sono di tanti colori. Questi, se non ricordo male, erano arancioni perché li avevo finiti proprio da poco. Non sono malaccio, devo dire che per essere due veli non sono malaccio. Costano... non sono proprio economicissimi però, ce ne sono altri che sono più economici. Poi, zucchero... fino classico di due tipi, questo è il Sazaker, pardon per la pronuncia, e invece questo è il classico che mi pare sia quello del o dell'Eurospin e del Lidl, adesso non me lo ricordo. Comunque zucchero classico che uso per fare i dolci. Ho fatto una torta con lo zucchero di canna, una torta alle mele, ed era buona. Poi abbiamo terminato due confezioni di budino Hela, questo al cioccolato, buono, buono, però vi devo dire la verità, una confezione è un euro e c'è una sola bustina, quindi quattro porzioni, un tantinello caro, considerando che all'LD ci sono i budini con due bustine, che costano 70 centesimi con due bustine, quindi un po' caro, però è buono. Poi i Mellin, queste sono le merendine, sì amore, a base di latte, queste le prendevamo per Sophie, che però ogni tanto mangiavo, ogni tanto no, adesso sta mangiando lo yogurt a merenda, praticamente preferisce lo yogurt, sono contenta perché è molto buono, quello fresco, adesso va bene. Poi monoporzioni di marmellatine Hero, queste qua, che usa Robby per andare per farsi
o i paninetti, o per andare in bicicletta, sono molto, molto indicate per comunque dare energia, perché sono molto comode. Quando vai in bicicletta consuma un sacco di calorie, ha bisogno di integrare. Poi, polvere lievitante per dolci LD, per fare i dolci mi trovo benissimo, costano poco e mi trovo davvero davvero benissimo, ottime. Un prezzo piccolo e pongono benissimo. Poi paninetti tondi al latte, buonissimi, che ve lo dico, con la Nutella, che cosa sono, buonissimi. Oppure per fare i paninetti per le feste o soltanto per andare al mare, tipo un paninetto, molto 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 buoni. Poi questa è la carta igienica, questa Flu, che non mi ricordo dove avevamo preso, ah sì, alle LED, molto bella, molto molto bella, morbida, grande, consistente, bella, sì, non è proprio economicissima perché sono solo 4 rotoli, mi pare che venga 1,99€, cosa del genere, ne sono di più economiche e tanto, è altrettanto valide. Poi il Masdammer, sì, questo ho preso all'Eurospin, buonissimo, molto molto buono, mi è piaciuto tanto. Poi abbiamo fatto l'insalata di riso e ho usato questa Ponti senza olio, molto molto buona e delicata. E abbiamo aggiunto anche qualche... adesso non mi viene. Quello che hanno un po' d'aceto, non mi viene? La giorminiera, sì. Molto molto buona, non è proprio economicissima, vabbè. Prendo di solito anche quelle che ci sono all'Eurospin o dall'Lidl o dall'Lidl. Qua se eravamo al supermercato classico. Comunque buona. Mais Bon Duel, ho finito addirittura 2 confezioni perché ci piace, a Sofì piace da impazzire il mais. Poi lo uso per fare l'insalatone, molto 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 buono. E poi Robby è fissato con questo Bon Duel, non vuole mai comprare nessun altro tipo di mais. Io lo mangio tranquillamente perché alcuni sono molto buoni, ma lui è fissato col Bon Duel. E vabbè, poi passata e gustato, questa è presa al LD e l'ho utilizzata per fare il ragù, per fare la pasta al forno, buonissima, o per fare il ragù normale, comunque ho fatto il ragù, buonissima, sono rimasta contenta, davvero buona. Poi abbiamo finito le trofie fresche, prese all'Eurospin, buone, fatte col pesto, i pomodorini, oppure pesto, patate e fagiolini, buono, buono, buono. Ci piacciono moltissimo le trofie, molto molto buone. E poi sono anche abbastanza economiche. Poi abbiamo finito il lievito di birra, questo che è in panetti, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, in panetti, ottimo, anche questo ho preso all'Eurospin. Poi 2 confezioni di mozzarella Star Delizie, buonissima, perché noi facciamo la pizza almeno una volta alla settimana, qualche volta la facciamo anche 2, ma dipende. Poi una confezione di pasta sfoglia Despar, che è buona. Un'altra confezione di vitalini rigatti, non li avevo visto. Poi le pennette rigate integrali, che mi piacciono moltissimissimo, anche queste prese all'Eurospin, sono davvero davvero buone. Poi 2 confezioni di panna da montare, questa l'ho presa all'LD se non ricordo, no, anche questa è dell'Eurospin, e questa l'ho utilizzata per fare la crema di limone. Buonissima, molto molto buona, è una bella panna, una bellissima consistenza. Poi gli yogurt, questi presi all'Eurospin, che non hanno pezzetti, perché a me non piacciono molto gli yogurt con i pezzetti, anche Sofì se hanno i pezzettini non, di frutta non li mangia, sono davvero buonissimi, però questi non sono quelli che mangia Sofì, adesso ve li faccio vedere, non so perché questi non le piacciono. Quelli che comunque sono buoni, quelli che le piacciono tantissimo sono questi dell'LD, sempre vellutati, senza pezzetti, sono assolutamente buonissimi. E questi mi pare che siano anche un pochettino più grandi, come vasetti, buoni buoni buoni, ananas, albicocca, fragola e banana, davvero squisiti. Poi una confezione di anacardi, questi però sono quelli non salati, che ho utilizzato per fare il pollo con gli anacardi, adesso non mi ricordo, forse
se lo caricherò prima quello, ma forse sì, vi lascio da qualche parte il link della ricetta, perché vi giuro che ne vale la pena. Se avete ospiti farete un figurone, buonissimi, buonissimi, buonissimi. Poi si preparano molto velocemente, si può preparare anche prima. Poi in tonno naturale, questo Athena preso, non me lo ricordo, forse all'Eurospina anche questo. A me piace il tonno naturale, perché in certi tipi d'olio che mettono nel tonno non sono proprio, non mi piace neanche l'odore, e poi voglio decidere io se mettere o no l'olio. Mi piace molto il tonno naturale, infatti lo mangio solo io. Poi una confezione di multigrain, queste barrette ai cereali con cioccolato fondente, che mi piacciono tantissimo, sono troppo troppo buone e troppo comode da portare a passeggio se devi uscire. Poi una confezione di tortellini alla carne, questi dovrebbero essere delle LD, buonissimi, buonissimissimissimi. Si possono anche congelare e sono ottimi. Poi barrette, eccole, ci sono due tipi di barrette. Queste sono prese all'Eurospin e sono queste, i frutti rossi, mandorle, mirtilli e frutti rossi, e poi queste nocciole e cioccolato. Molto molto buone, io preferisco queste al cioccolato, ma sono buone anche queste ai frutti rossi, molto molto buone. Queste le ho assaggiate, ma sono quelle che preferisce Roby per andare in bici. Io preferisco queste qua, sono molto molto buone. Queste costano un po' di meno in proporzione rispetto a queste, ma comunque sono buonissime entrambe. Poi ho finito due confezioni di carote, ne consumiamo tantissime di carote, molto 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 buone. Queste sono dove sono fatte queste? A Terralba, buonissime, frutti passati, le insalatone, oppure al vapore, proprio proprio buone. Adesso questo è un video figo perché si vedono i prodottini, ma i sfiziosini, queste cose, ma si consumano una tonnellata di prodotti, anche tipo le verdure, frutta, gogo, cose così, ma... Ok, poi patate, anche le patate mi piacciono moltissimo. Queste non sono state tra le più buone che abbiamo preso, però devo dire la verità. E queste sono ortofrutti, ma non mi ricordo, non me lo ricordo. No, non mi sono, forse perché non sono nostre, non sono italiane, vengono da fuori. Queste non mi sono, non che le cose da fuori non siano buone, però certe volte si sente si nota la differenza. Poi le lenticchiette giganti, gnam gnam, le lenticchiette troppo troppo buone, buonissime. Poi io faccio spessissimo il passato perché di verdure e lenticchie, perché contengono un sacco di ferro, sono davvero ottime. La farina per la pizza, questa tipo 0 dei tre mulini, presa all'Eurospin, mi piace molto, mi piace tanto tanto tanto. Ho provato, perché l'ho trovata finalmente al super classico, la farina integrale, però non è venuta proprio benissimo come mi viene con questa, quindi ho sbagliato. Forse con la farina integrale serve una quantità diversa di lievito, non lo so, adesso magari cercherò. Era buonina, ma non come viene con questa farina, veramente veramente buona. Anche della pizza vi lascerò il link, perché non so adesso quando caricherò, con che ordine, vi lascerò il link anche della ricetta per la pasta della pizza, perché è facilissima e viene stra buona. Quindi vi lascio il link da qualche, cioè il mio bambino appeloso gironzolando da qualche parte, perché è veramente buona. Le macine mulino bianco, che sì, sono molto molto buone, ma devo dire che ci sono validissimi sostituti più economici, quindi sono buone ma tranquillamente sostituibili. Poi un'altra confezione di booster, questi sono solo con tacchino e pollo, molto buone. Una confezione d'espar di pasta Bellidée, che ho utilizzato per fare la torta salata. Di solito uso la pasta sfoglia, però anche la pasta Bellidée va bene, molto molto buona, molto 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 buona. Poi super confezione di carta igienica, questa della Floralis, presa da Lidl, super rotoloni, veramente veramente
mi sono trovata, sì, vabbè, poi non fate caso, apertura facile, io me l'ho perso dall'altra parte, l'ho letto dopo, ma queste sono barbagianate. Sì, molto molto bella e delicata. Poi, quando dai in casa tutto fare, questo era in offerta con tre, c'erano tre panni, molto molto bello, molto morbido, io lo uso in cucina, ma si può utilizzare per tantissimi, è proprio mille usi, infatti, mille usi, molto molto bello, me l'aveva regalato il papà e pare che confezioni, non mi ricordo però dove l'aveva comprato. Poi, miraghi, grattugiato fresco, che a Sofì piace tantissimo nella pasta, è ottimo perché ha la confezione con la zippa prechiudi, quindi salva freschezza, e poi si può tranquillamente congelare e mettere in freezer, così dura molto più tempo, altrimenti una confezione, ma anche quelle piccoline, vanno a male davvero davvero rapidamente. Ultimo prodotto che vi faccio vedere per la casa ed è il Selex detergente per pavimenti al profumo di limone, favolosissimo, molto molto bello, è biodegradabile al 90% se non ricordo male, cioè lo leggo sempre al primo colpo e oggi niente, comunque è buonissimo, ha un profumo proprio, sa di limone, è fresco e poi pulisce bene, mi ci trovo benissimo, lo uso con l'acqua bollente e mi piace tanto. Infatti ne ho ancora qualcuno perché questa fa parte della mia scorta di detersivi mia. Molto molto bello, c'è anche rosa, adesso non mi ricordo la profumazione, ma ce l'ho tra stanno per terminale, quindi vi farò vedere anche quella. Tra i due però preferisco questa a limone. E credo di avervi fatto vedere tutto, purtroppo qualcosa non ce l'ho, ma ricordo che c'era un detersivo della Lidl V5 a limone che mi era piaciuto molto, ve l'avevo già fatto vedere nell'altro video, c'è, sono fulminata, e quindi niente, allora è certo che non ce l'avevo fatto già vedere, spero di aver tenuto un po' di compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, grazie a chi l'ha guardato tutto, è venuto un pochettino lunghino, ma erano davvero davvero tantissimi, al prossimo. Fatemi sapere che ne pensate, se avete provato qualcosa, se avete qualcosa da consigliarmi, e insomma fatemi sapere la vostra, mi fa sempre tanto tanto piacere, vi lovo tanto, al prossimo video e baciottissimi, ciao!